Libro nono, capitolo quarto. Come il Figlio di Dio apparve ai suoi discepoli, presente Tommaso, e come lo confermò nella fede. Altre apparizioni ai discepoli e le istruzioni che loro diede. Essendosi adunati insieme i miei discepoli con l'incredulo Tommaso, discorrevano della mia risurrezione, delle apparizioni e della consolazione che avevano sperimentato nel vedermi. Con questi discorsi si accendevano sempre più dal desiderio di vedermi. Solo Tommaso rimaneva ostinato nel non voler credere a loro e di nuovo protestò che se non metteva la mano nel mio costato aperto non avrebbe mai creduto. Stavano a porte chiuse perché temevano la furia degli ebrei, i quali dicevano che essi avevano rubato il mio corpo e che li volevano castigare, ed anche per timore di essere presi e maltrattati come miei discepoli. Mentre Tommaso protestava di non voler credere se non toccava le mie piaghe, io comparvi in mezzo a loro, salutandoli col saluto di pace. Tutti si rallegrarono. Solo Tommaso restò confuso ed intimorito perché mi riconobbe come il suo maestro e non osava di proferire parola. Io però, rivolto verso di lui, lo invitai a mettere le sue dita nelle mie piaghe e la mano nel mio costato, come egli aveva detto. Dissi con grande amore e serenità: «Non voler essere incredulo, ma fedele». Mentre egli alzava la mano per toccare la piaga del costato, uscì dall'apertura una chiarissima luce che andò a penetrare ed illuminare la sua mente. Allora vide con chiarezza e conobbe che io ero il suo maestro e vero figlio di Dio. Conobbe la mia divinità unita all'umanità risorta gloriosa. Ed alzando le mani al cielo, per l'eccesso dell'amore e del giubilo, esclamò ad alta voce: «Signore mio e Dio mio!» Dopo, prostrato a terra, mi adorò con profonda adorazione e domandò perdono della sua incredulità. Io, rivolto a lui, dissi: «Perché mi hai veduto, Tommaso, hai creduto? Ma beati quelli che non vedranno e crederanno, e beati quelli che non han veduto e hanno creduto». Con queste parole volli allora far conoscere a tutti i miei discepoli che sarebbero stati beati tutti quelli che avrebbero creduto in me, anche se non mi avrebbero veduto come mi videro loro, e che erano beati quelli che pur non avendo veduto avevano creduto. Questi erano i patriarchi, i profeti e tutte quelle anime beate che mi seguivano. Vissero prima della mia venuta al mondo e credettero fermamente che io sarei sceso dal cielo per prendere carne umana e redimere il mondo, e credettero tutto ciò che fu rivelato ai profeti. Gli altri miei apostoli, sentendo come Tommaso mi aveva confessato per vero Dio, si rallegrarono tutti e si confermarono anch'essi nella fede. Poi fece un discorso a tutti sulla fede, dicendo: «Miei cari discepoli, voi avete visto quello che ho operato vivendo nella carne mortale. Voi siete i testimoni sicuri di tutte le mie opere. Voi siete stati scelti per colonne sulle quali si deve piantare la mia chiesa. Se vacillate voi nella fede, voi che avete udito e veduto tutto, come potrà perseverare chi non ha udito né veduto? Voi siete stati scelti per fondamenta di un edificio così grande quale è la Chiesa. Dovete essere stabili, forti, immobili. Io vi impetrerò dal Padre mio questa fortezza e fermezza nella fede. Ma anche voi domandatela e state forti agli assalti che avrete dai nemici della mia Chiesa. Non date ascolto alle loro vane persuasioni e falsi dogmi. Sarete perseguitati e travagliati, come già più volte vi ho manifestato, ma non temete,
perché io in cielo farò per voi l'ufficio di difensore e di avvocato presso il Padre. Vi impetrerò tutta la grazia che vi sarà necessaria per combattere contro tutti i miei e i vostri nemici, i quali resteranno sempre abbattuti e vinti da voi, quantunque siate strumenti deboli, perché sarete rivestiti della virtù divina. E dopo la mia partenza per andare al Padre, vi prometto di mandarvi lo Spirito Santo, che io vi impetrerò. Lo Spirito Consolatore vi fortificherà, vi corroborerà, vi infiammerà, vi comunicherà i suoi doni, vi farà saldi nella fede per mai più vacillare. Vi farà conoscere chiaramente quello che io vi ho insegnato e vi ricorderà tutta la mia dottrina. Fatevi animo dunque e non temete, perché sarete sempre protetti da me, vostro Maestro. I miei apostoli stavano ad ascoltarmi con grande attenzione e consolazione dell'anima loro. Si affezionavano tanto alla mia persona che incominciavano a vivere più in me che in loro stessi, gustando molto la mia presenza per la dolcezza e il gusto che sperimentavano dalle mie parole. In particolare Pietro, il quale si poneva sempre al mio lato, tenendo gli occhi fissi su di me. Questo apostolo mi amò sempre con un amore più sensibile degli altri, essendo già di natura molto affezionato ed avendo posto in me tutto il suo amore. Soffriva tanto nello stare lontano ed avrebbe voluto godere sempre la mia presenza. Incominciò a supplicarmi perché non li lasciassi più, ma restassi sempre con loro. Mi diceva: «Se voi, o buon maestro, ci lasciate, come potremo vivere senza di voi? La vostra presenza ci consola e ci dà vita. Io voglio venire dove andrete voi, perché senza di voi non posso vivere». Così questo apostolo diceva molte espressioni di amore verso di me. Infatti mi amava grandemente, anche se il suo amore aveva bisogno di essere purificato, come anche quello degli altri apostoli. Perché con la mia persona amavano anche la propria soddisfazione e consolazione che sperimentavano nell'amarmi e nel conversare con me. Perciò più volte dissi a Pietro e agli altri che dove andavo io essi non potevano venire, ma sarebbe venuto il tempo che sarebbero venuti anch'essi. I miei discepoli sentivano con pena queste parole, cioè che io li dovessi lasciare. Perciò si affaticavano a supplicarmi perché rimanessi sempre con loro. Altre volte si riunivano insieme bramosi di vedermi e dicevano: «Dove sarà adesso il nostro buon maestro? Come potremmo fare per andarlo a trovare? Se lui vedesse l'afflizione dei nostri cuori, non tarderebbe a venire a consolare con la sua dolce e amabile presenza». Mentre dicevano ciò io mi facevo vedere, dando loro il solito saluto di pace. Al vedermi piangevano per il giubilo del loro cuore. Erano da me consolati e animati e di nuovo li istruivo. Ricordavo loro di disporsi a restare privi della mia presenza visibile, altrimenti non sarebbero stati capaci di ricevere lo Spirito Santo, di distaccarsi dalla consolazione sensibile. Ma essi sentivano malvolentieri queste parole. Pietro diceva spesso: «Mio buon maestro, a me bastate voi, avendo voi con me non desidero altro». Era però ammonito da me affinché si distaccasse, perché dovevo andare dal Padre mio. Egli doveva piuttosto desiderare e domandare con grande insistenza lo Spirito Consolatore che io già gli avevo promesso, ma che essi dovevano ancora bramare e domandare. Dicevo loro: «Voi credete poco alle mie parole. Quante volte vi ho detto che lo Spirito Santo vi consolerà, vi corroborerà, vi santificherà, vi comunicherà i suoi doni, vi riempirà di fuoco divino, vi istruirà in tutte le scienze senza vostra fatica, vi confermerà nella fede e nella grazia, vi farà forti. Toglierà da voi ogni timore e non starete più chiusi e ritirati, ma con animo grande andrete predicando il mio nome e le divine grandezze.
non vi sarà forza e potenza umana che ve lo possa impedire. Perciò dovreste bramare che andassi presto dal Padre affinché vi mandi questo Spirito Consolatore. I miei apostoli erano tutti attoniti ad udire queste grandezze, e mentre si accendevano in questo desiderio, io svanivo dai loro occhi. Restavano per qualche tempo in quel desiderio, ma poi tornavano di nuovo al solito timore, bramando la mia presenza. E quando distanziavo loro le apparizioni, incominciavano a dubitare e vacillavano nella fede. Allora io apparivo di nuovo e riprendevo la loro poca fede. Ma si scusavano col dire: «Compatiteci, nostro buon maestro. Perché non appena restiamo privi della presenza vostra, noi ci riempiamo di timore e di tristezza». Erano però da me ripresi con gran carità ed amore, e di nuovo istruiti ed esortati a distaccarsi da quella sensibile consolazione. Ogni volta che poi apparivo loro, mi guardavano attentamente e, riconoscendomi dalle fattezze, dal tratto, dall'abito, che ero il loro maestro, rimproveravano se stessi per il dubbio che avevano quando io partivo da loro. Poi discorrevano fra di loro sulle verità della mia risurrezione e dicevano: «Abbiamo veramente poca fede, come dice il nostro maestro, eppure lo vediamo con i nostri occhi e udiamo le sue parole. Come può la nostra mente cedere al dubbio?» Nello stesso tempo che discorrevano così, io illuminavo la loro mente, e si confermavano nella fede e si accendevano sempre più nell'amore verso di me, in particolare Pietro, il quale si mostrava irrequieto quando passava un po' di tempo che non mi vedeva. Spesso Pietro andava dalla mia diletta madre a cercare notizie. Ella lo consolava e l'animava a soffrire la mia lontananza. Se ne andava poi alla pesca con il pensiero ed affetto verso di me e piangeva continuamente, ora per il ricordo nell'avermi negato ed abbandonato nel tempo della mia passione, ora per il ricordo della dolcezza delle mie parole e della carità ed amore verso di lui. Spesso diceva agli altri suoi compagni: «Il nostro buon maestro si è scordato della grande offesa che gli ho fatto rinnegandolo, ma io non posso scordarlo e finché avrò vita piangerò il mio grave peccato». Anche gli altri apostoli cominciarono a confessare la loro ingratitudine ed infedeltà per avermi abbandonato nel tempo della mia passione e insieme piangevano il loro errore. Dopo aver dato sfogo al loro dolore, incominciavano a conversare della mia infinita carità ed amore verso di loro, e come di tutto mi ero scordato. Bramavano di vedermi per domandarmi perdono. Mi compiacevo di udirli così compunti e grati dei benefici ricevuti. Poi apparivo di nuovo, facendomi vedere in mezzo a loro, salutandoli col solito saluto di pace. Nel vedermi restavano presi dall'amore e si scordavano di tutto, attendevano solo di gustare la dolcezza delle mie parole e l'amabilità del mio aspetto. Nel vedermi restavano estatici, in particolare Pietro, che per la dolcezza piangeva e prorompeva in parole di giubilo e di amore. Erano da me consolati e guardati con volto sereno e gioviale, come ero solito fare nelle mie apparizioni. Dopo che ero partito, andavano dalla mia diletta madre a dirle tutto. Lei li ascoltava con grande piacere e giubilo del suo cuore, poi li esortava ad essere più fedeli e costanti nella fede e a distaccarsi dalla consolazione della mia presenza, che essi tanto bramavano e ricercavano. Restavano molto consolati ed animati per le parole della mia diletta madre. Perciò, quando veniva a loro il desiderio di vedermi ed ascoltarmi, andavano da lei per essere consolati. E
Ella, come buona ed amorosa madre, non mancava di consolarli e animarli, parlando sempre con grande prudenza, carità e amore. Essi poi se ne tornavano a pescare per guadagnarsi il vitto, essendo molto poveri. Molte volte si trovavano in grande necessità perché non osavano allora cercare l'elemosina. Infatti gli ebrei li perseguitavano e pensavano di togliere dal mondo anche tutti i miei discepoli e seguaci, affinché non restasse più memoria di me. Ma ciò a loro non riuscì mai. Libro 9, capitolo 5. Come il Figlio di Dio, apparendo di nuovo alla sua Santissima Madre, le manifestò i sacramenti e le spiegò come ella dovesse comportarsi con i fedeli dopo la sua ascensione, ed altre apparizioni agli Apostoli. Erano molto frequenti le apparizioni che facevo alla mia diletta madre e con essa mi trattenevo per lo più nel dar lodi al Padre mio, magnificando la sua infinita grandezza, potenza, misericordia e bontà. Facevamo ciò a nome di tutto il genere umano, io guardando tutti come fratelli e la mia diletta madre come suoi figli adottivi. Noi, con gran gusto ed amore, facevamo questo ufficio a nome loro. E il Divin Padre restava glorificato e ne riceveva molto gusto. Con quale amore rimirava allora il mondo il mio Divin Padre. Era abitato da me, che ero le sue delizie, e dalla mia diletta madre, che era da lui tanto amata e dalla quale riceveva tanta gloria e tanto gusto. Io godevo molto, perché dovendo partire dal mondo per tornare al Padre, l'amore seppe trovare così nobile invenzione nel fatto che io restassi per mezzo del Divin Sacramento. Lodai e ringraziai il Padre a nome di tutti i miei fratelli per questo gran beneficio, per mezzo del quale il mondo sarebbe stato guardato sempre con grande amore dal Padre. I miei fratelli avrebbero avuto un grande sostegno e conforto e un prezzo inestimabile da offrire al Padre in sconto dei loro debiti. E per impetrare tutte le grazie necessarie. Di questo Divin Sacramento trattavo con la mia diletta madre, come anche di tutti gli altri sacramenti, istruendola affinché poi consigliasse gli apostoli nei loro dubbi. Infatti, lei conservava tutte le mie parole nel suo cuore, né mai se ne dimenticava. A lei, dunque, più che agli apostoli stessi, di cui ciò parlavo e del modo con cui dovevo amministrarsi. A lei dunque, più che agli apostoli stessi, di ciò parlavo e del modo con cui dovevano amministrarsi affinché lei poi lo insegnasse loro. Lo insegnai anche agli apostoli come udrai, ma erano facili a dimenticarsi. Trattando dunque con la diletta madre dei sacramenti ad uno, insieme lodavamo e ringraziavamo il Padre Divino a nome di tutti i miei fratelli. Di questo sentiva molto gusto il Divin Padre. Poi la diletta madre lodava e ringraziava me a nome di tutti i suoi figli ed io restavo molto appagato. La mettevo spesso al bacio delle mie piaghe, adempiendo in questo il suo desiderio. E mentre baciandole gustava tanta dolcezza e soavità, non si dimenticava di quanto io avevo patito nel riceverle, e così andava temperando l'ineffabile dolcezza con la memoria delle mie pene, una volta sofferte con tanta carità ed amore.
E quantunque io stessi sempre godendo, lei voleva patire con la memoria delle mie pene e così arricchiva sempre più di meriti. Lo fece per tutto il tempo che visse sopra la terra. Raccomandavo alla diletta madre tutti i fedeli che sarebbero vissuti anche dopo la mia ascensione, che si sarebbero convertiti per le prediche dei miei apostoli dopo aver ricevuto lo Spirito Santo. Le dissi, Madre mia amatissima, voi già sapete che dopo la mia salita al cielo manderò lo Spirito Santo sopra i miei apostoli. Voi ne sarete piena nella misura del vostro grande merito. Se questo Spirito Consolatore si diffonderà tanto sopra dei miei apostoli e gli altri discepoli, quanto più si comunicherà a voi che siete la sua amatissima sposa. E se nella mia incarnazione scese in voi con tutta la pienezza e vi ricolmò dei suoi doni, avendo trovato in voi un'abitazione gradita, quanta pienezza di doni e di grazie vi comunicherà nella nuova venuta in voi, trovandovi molto più arricchita di meriti e di grazia. Preparatevi dunque, cara madre, a ricevere questa inondazione beata. Se in voi non si verificheranno quegli eccessi di amore che saranno nei miei apostoli, non sarà perché voi non riceviate senza paragone maggior fuoco e maggior doni, ma perché il vostro cuore è un vaso assai vasto che può contenere la sua pienezza. Se nella mia passione il vostro cuore è stato come un mare per racchiudere in sé la grandezza del dolore, è ben giusto che nella venuta in voi dello Spirito Santo sia ancora come un mare per racchiudere in sé l'incendio dell'amore. Rallegratevi dunque, madre carissima, perché racchiuderete nel vostro cuore un amore immenso, col quale sempre più amerete il Divin Padre e me, vostro Figlio e Signore, e lo Spirito Santo, vostro sposo. Vi raccomando però di nuovo tutti i miei fratelli. Voi già li amate molto, ma di nuovo ve li raccomando, per dimostrarvi sempre più l'amore che io porto loro. Il vostro grande amore e carità si diffonderà sempre più verso di loro. Voi parteciperete loro il vostro ardore quando vi intratterrete con essi. Li consolerete, li animerete, li ammaestrerete, li consiglierete ed impetrerete molte grazie. E tutto ciò che voi direte e opererete sarà approvato dal Divin Padre, sarà di suo gusto e compiacimento. A queste parole si prostrava la diletta madre. Quando io avevo terminato, rendeva affettuosissime grazie alla Santissima Trinità e a me come suo figlio. Cantava inni di lode, invitando le anime che erano risorte beate e tutti gli angeli a lodare e ringraziare la Santissima Trinità e l'umanità mia, a nome suo, per le molte grazie e favori di cui si vedeva ripiena e sublimata. In tante sue grandezze si umiliava sempre più, riconoscendo il suo nulla ed il molto che aveva ricevuto e riceveva dal suo Dio. E con questo dava molto gusto al Divin Padre ed a me e veniva sempre più arricchita di meriti e di grazie. Poi, insieme, davamo lode al Divin Padre, magnificando la sua immensa bontà, grandezza e generosità con tutte le divine perfezioni. Quantunque i miei apostoli fossero tanto certi della mia risurrezione, per quello che più volte avevano da me udito,
e mi vedevano intrattenermi con essi nello stesso modo con cui io li trattavo, mentre vissi in carne mortale e passibile, con tutto ciò avevano spesso qualche dubbio. Tanto grande era la loro debolezza che dubitavano anche di ciò che vedevano e udivano con tanta chiarezza. Erano però da me compatiti e sempre più rassicurati, come feci apparendo mentre mangiavano e ponendomi a mangiare con essi, adattandomi alla loro rozzezza ed ignoranza. Perché restassero maggiormente sicuri della mia risurrezione, dicevo loro che la mia umanità era risorta gloriosa ed immortale. Osservate bene come io non ho carne ed ossa, come voi vedete che io abbia. Perché la mia umanità è risorta gloriosa ed immortale, essendo tutta spirituale, per la dote della sottigliezza e tutte le altre doti gloriose, come io vi ho più volte narrato nel tempo della mia predicazione. Voi tutti, nel giudizio universale, risorgerete con i vostri corpi gloriosi, come sono risorto io, e con voi tutti quelli che si salveranno. I miei apostoli erano tutti attoniti ad udire quello che io dicevo e restavano persuasi e mi pregavano a compatire la loro ignoranza e rozzezza e mi dicevano: Perché, o nostro buon maestro, noi tutti restiamo certi della vostra risurrezione quando vi vediamo e vi trattenete con noi e dubitiamo quando restiamo privi della vostra presenza? Io rispondevo: Voi siete ancora deboli e perciò dubitate. Ho molte cose ancora da dirvi, che ora non vi dico perché non siete capaci, ma verrà lo Spirito Consolatore, il quale vi insegnerà tutto e vi ammaestrerà molto più. Questo Divino Spirito vi darà testimonianza di me e vi suggerirà tutto ciò che ho detto. Ed allora poi resterete ben confermati nella fede, perché questo Divino Spirito vi riempirà di scienza e sapienza, con tutti gli altri suoi doni. Non meritate questo Divino Spirito, perciò lo manderò al Padre per voi, ma anche voi domandatelo con insistenza. Quando sarò salito al cielo, non cesserete di domandare al Padre questo Spirito Divino e preparatevi a riceverlo con ritiro e con l'orazione, come vi insegnerò prima di salire al cielo. Dopo che avrete ricevuto questo Divino Spirito, conoscerete con chiarezza le opere che io ho fatto mentre ero con voi, da voi ora non ben capite, perché ancora non conoscete la mia dignità e grandezza. Ma questo Spirito vi illuminerà e conoscerete meglio tutto ciò che io ho operato ed insegnato. Si riempirono di consolazione e di giubilo i cuori dei miei apostoli nell'udirmi parlare, perciò tornavano di nuovo a supplicarmi affinché non li lasciassi, ma erano di nuovo da me esortati a distaccarsi dalla consolazione sensibile che provavano di stare alla mia presenza ed udire le mie parole. Dovevano rendersi degni di ricevere lo Spirito Consolatore. Essi allora chinavano la testa e non rispondevano, facendomi capire che dispiaceva a loro molto udire quelle parole. Io però di nuovo li consolavo ed animavo, e dopo partivo. Essi tornavano a pescare, ma col desiderio di rivedermi ed udirmi, ed io apparvi loro di nuovo mentre pescavano. Mi feci vedere sulla riva del mare, ma non fui conosciuto, perciò ebbero timore e si chiedevano chi fossi. Mi riconobbe il discepolo amato per la sua purezza e disse liberamente che ero il loro maestro. Pietro, udito ciò, pieno di desiderio di venire da me, per l'amore ardente che mi portava, esclamò: Signore, siete voi, fate che venga da voi camminando sopra l'acqua. Fece questa domanda, avendogliela ispirata io, perché volevo provare la sua fede e maggiormente confermarlo in essa. Gli ordinai di venire.
Preso dall'impeto dell'amore, si incamminò con gran fretta sopra le acque, tenendo gli occhi fissi su di me. Ma nel camminare, Pietro, guardando il mare, considerò il pericolo in cui si trovava e incominciò a temere. Infatti, incominciò ad affondare nell'acqua, in modo che man mano che mancava di fede affondava. E quando era quasi tutto sommerso, esclamò a gran voce: Signore, salvatemi, perché affondo. Tutti gli apostoli erano intimoriti nel vederlo affondare, ma non si mosse nessuno per aiutarlo, perché sapevano che potevo liberarlo, come altre volte aveva fatto con loro, dalla tempesta del mare. Accorsi alla supplica di Pietro e presolo per la mano, lo trassi fuori dall'acqua e gli dissi: Uomo di poca fede, perché hai dubitato? E lo condussi alla riva. Arrivati alla riva, anche gli altri apostoli fece un discorso sopra la fede, dicendo loro: Abbiate fede. Se voi avrete fede, tutto ciò che domanderete otterrete. Se avrete fede, avverrà tutto ciò che ordinerete. Se direte ai monti che si trasferiscano in mare senza dubitare, seguirà quanto direte. Stavano ad udirmi con stupore, sembrando loro cose molto difficili. E di nuovo li esortai ad aver fede, perché sarebbe venuto il tempo in cui avrebbero operato molti prodigi in virtù della fede. Dicevo loro: Voi avete udito che io, quando vivevo in carne mortale, a tutti gli infermi che risanavo chiedevo di avere fede. Ora, se deve avere fede chi ha da ricevere le grazie, molte più ne dovete aver voi che avete da farle in virtù del mio nome, e che dovete operare molti prodigi e miracoli per la diffusione della fede, perché si moltiplichi sempre più il numero dei credenti. Infatti, voi non avete occasione di dubitare, perché la vostra fede è vera, fondata sul potere divino, che può dare ciò che vuole e dà a chi crede tutto ciò che domanda. Perciò domandate pure con fede, che accadrà tutto ciò che domanderete. Dopo averli istruiti nella fede, li lasciai che discorrevano fra di loro della grandezza della fede che avevo loro insegnato, e si dolevano di aver mancato sino allora. E dicevano: Quante maggiori grazie ci avrebbe fatto il Maestro se noi non avessimo mancato tanto nella fede. E proponevano di non mancare più, anche se all'occasione mancavano, perché ancora erano deboli ed ogni piccola cosa li faceva dubitare. Altre volte discorrevano fra di loro e dicevano: Come fa il nostro Maestro ad apparirci e a lasciarci senza che sia da noi veduto, né dove venga né dove vada, né entra per le porte serrate? Con questi discorsi incominciavano a dubitare. Ed io apparvi di nuovo. Essi si intimorirono, dubitarono che fossi qualche fantasma, ed il timore fu causato dal discorso dubbioso che stavano facendo. Dissi: Non temete, perché sono io. Con questa parola svanì il timore. Io con la solita confidenza li invitavo a toccare il mio corpo, dicendo: Vedete e toccatemi, così resterete certi che io non sono spirito o fantasma. Come voi dubitate? Perché quantunque il mio corpo sia spiritualizzato, tuttavia è palpabile, mentre non lo è lo solo spirito. È vero che, come vi dissi, la mia carne e le mie ossa non sono come voi vedete, già gravate dal peso della corruzione, perché sono glorificate, ma sono palpabili. Perciò toccatemi e restate certi di quanto vi dico. Infatti Pietro si gettò ai miei piedi ed io glieli feci baciare. Così faceva gli altri apostoli e discepoli che qui si trovavano. Da questo restarono certi di quanto dicevo, e molto più si affezionavano a me e mi pregavano di non lasciarli. Da ciò prendevo motivo di esortarli di nuovo a distaccarsi da quella sensibile consolazione e di desiderare che venisse presto lo Spirito Santo sopra di loro dopo la mia salita al cielo.